anche il viaggio di nozze cambia. Questo e tanto altro nell'osservatorio Viaggi di Nozze presentato da Carte Orange, azienda da oltre 25 anni, leader del settore, mete diverse dal solito, richieste particolari e soprattutto un'esigenza diffusa di unicità. Tra le tematiche rilevate, con Carte Orange a ribadire il ruolo di attore principale della filiera. Carte Orange è leader nel mondo viaggi di nozze perché da sempre il nostro obiettivo è quello di costruire insieme agli sposi un viaggio totalmente personalizzato, basato sui gusti, i ritmi e i desiderata degli sposi. Ovviamente il primo dato rilevante è quello su cosa oggi gli italiani scelgono come meta per la luna di miele, ma non solo. Ma grazie all'Osservatorio 2024 sui viaggi di nozze di Carte Orange abbiamo scoperto come il viaggio di nozze oggi non solo sia specchio dei tempi, ma sia esattamente il termometro del cambiamento della società e dei desideri dei clienti. Non c'è dubbio che oggi i clienti arrivano spesso molto informati o comunque desiderosi di poter avere delle soluzioni di viaggio perfettamente aderenti ai propri desideri. Si viaggia in modo diverso, si viaggia anche sempre più tardi. Il 22% ha un'età compresa tra i 40 e i 59 anni, con un piccolo ma significativo 1% della fascia 70-79. Viaggiare da soli, in maniera classica, ma anche in compagnia, con l'Italia che si divide nelle scelte da zona a zona. Oggi sicuramente il viaggio di nozze è diventato centrale, forse è il servizio più importante di tutto il mondo nozze, proprio perché un viaggio è un investimento straordinario e conseguentemente può essere fruito nel tempo, anni e anche dopo, attraverso il ricordo che resta indelebile nella mente degli sposi. Tagliare su tutto, dal ricevimento agli invitati, non però sul viaggio di nozze, e Carte Orange è lì, sempre in prima fila, a soddisfare le esigenze di tutti gli sposi.